Sono tornati in azione in tarda mattinata i vigili del fuoco con squadre di terra ed anche dei mezzi aerei per cercare di spegnere l'incendio che qui a Ortona in zona Peticcio ha ripreso vigore in tarda mattinata. Vigili del fuoco che per tutta la giornata di ieri fino a notte sono stati impegnati per spegnere le fiamme che hanno interessato varie zone del comune di Ortona. Poi in tarda mattinata di nuovo l'incendio che ha ripreso vigore e lo vedete proprio dalle immagini della telecamera di Diego Martelli alle mie spalle, qui in zona Peticcio. Ha lambito anche alcune abitazioni prontamente evacuate, è stato messo anche fuori uso il depuratore che insiste in questa zona e che è stato interessato dalle fiamme, ma quello che più preoccupa è la centrale dell'ENI che si trova poco distante da qui dove sono ora le fiamme ed è proprio per questo motivo che si sta lavorando alacremente su questa zona per tentare di fermare le fiamme. Leo Castiglione, sindaco di Ortona, all'indomani di questo incendio che ha devastato anche il suo comune, qual è la situazione? La situazione, diciamo, adesso è sotto controllo, ci sono ancora dei piccoli focolai che stanno cercando di bonificare. Le zone che sono state interessate sono il colle che parte dal Peticcio e arriva fino al cimitero, al cimitero cittadino, Torre de Pittis, Santa Lucia e San Donato. Abbiamo avuto anche delle case interessate dalle fiamme. Attualmente ci sono 6 squadre in campo, 4 da fuori regione e 2 dall'Abruzzo, una dall'Aquila e quella di Ortona. Lei ha detto che dalle prime segnalazioni ai soccorsi effettivi, a che la macchina dei soccorsi si è attivata realmente, sono passate davvero tante ore, quindi ha lamentato un po' di ritardi in questo senso. Sarà anche motivo di accertamento e di chiarimenti, perché non è possibile che da una segnalazione da parte dei cittadini che è avvenuta in mattinata i mezzi sono arrivati nel tardo pomeriggio. La maggior parte del danno era stato già fatto. La fortuna ha voluto che almeno l'incolumità delle persone fosse salvaguardata. Quello che voglio sottolineare è la grande collaborazione dei cittadini. Veramente qualcosa di commovente vedere i cittadini privati anche che hanno portato autobotti fino al trattore con un piccolo serbatoio è qualcosa che veramente mi ha reso felice e orgoglioso di essere il sindaco di questa città. Sindaco, passata la fase dell'emergenza vera e propria, quella proprio con le fiamme da spegnere, adesso intanto vediamo oggi se possiamo far rientrare le persone che sono state evacuate e che abbiamo ospitato al palazzetto dello sport allestito dalla Croce Rossa. E dopodiché cercheremo di rimettere in sicurezza piano piano tutto quello che è andato distrutto. La viabilità, le strade, i guardrail che sono andati in fumo. Ci sono anche importanti danni paesaggistici che sono da segnalare, soprattutto alla riserva dell'Acquabella. Mi piange il cuore perché questa amministrazione ha investito tanto sulla riserva dell'Acquabella e oggi non c'è più. È stato salvato, non so per quale buona sorte, il cimitero canadese, ma tutto il resto è andato in fumo e questo ci rattrista terribilmente perché è un danno enorme al patrimonio naturalistico della nostra città.